Festa per la città di Roma che rende omaggio ai suoi patroni, festa per la Chiesa che celebra i santi apostoli per antonomasia, Pietro e Paolo, con la messa presieduta dal Papa sul sagrato della Basilica Vaticana. Migliaia di fedeli e pellegrini affollano la piazza che si tinge di rosso in ricordo dei martiri, ma anche per la presenza dei tanti cardinali, compresi gli ultimi 5 creati da Francesco e 32 arcivescovi metropoliti nominati nel corso dell'anno. Arrivano da tutti i continenti, Oceania compresa, e sono qui per giurare fedeltà ed obbedienza simboleggiate dal pallio, la stola di lana con le 5 croci riservata ai pastori del gregge che il Papa tradizionalmente benedice e consegna in questa celebrazione. Nell'omelia Francesco richiama 3 parole essenziali per la vita dell'Apostolo Pietro. Prima la confessione, quando Gesù domanda ai discepoli: ma voi chi dite che io sia? Solo Pietro, afferma il pontefice, riconosce il Messia e risponde: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Questa domanda vitale Gesù la rivolge oggi a noi, a tutti noi. In particolare a noi pastori, è la domanda decisiva davanti alla quale non valgono risposte di circostanza, perché è un gioco la vita. È la domanda della vita che chiede una risposta di vita, perché a poco serve conoscere gli articoli di fede se non si confessa a Gesù Signore della propria vita. Sull'esempio di San Pietro, il Papa chiede perciò a ciascuno di rinnovare la propria scelta di vita come discepoli e apostoli sempre in cammino, rinunciando piuttosto ad essere cristiani da salotto inclini alle chiacchiere. Chi confessa a Gesù sa che non è tenuto soltanto a dare pareri, ma a dare la vita. Sa che non può credere in modo tiepido, ma è chiamato a bruciare per amore. Sa che nella vita non può galleggiare o adagiarsi nel benessere, ma deve rischiare di prendere il largo, rilanciando ogni giorno nel dono di sé. Chi confessa Gesù fa come Pietro e Paolo, lo segue fino alla fine. Ma la via di Cristo, fatta di gioia e resurrezione, passa anche attraverso la persecuzione. Ecco la seconda parola drammaticamente attuale, seppur intrinseca, della vita cristiana, perché chi sopporta il male, sostiene il Papa, imita Gesù, accetta la croce, la tribolazione, senza mai disperare, come insegna l'Apostolo Paolo, che ha vissuto consumandosi di amore per Cristo e per gli altri. Forte però si leva anche la condanna di Francesco. Anche oggi, in varie parti del mondo, a volte in un clima di silenzio, non di rado silenzio complice, tanti cristiani sono emarginati, calunniati, discriminati, fatti oggetto di violenza anche mortale, spesso senza il doveroso impegno di chi potrebbe far rispettare i loro sacrosanti diritti. Per loro il Papa chiede preghiera, terza parola della celebrazione odierna, acqua che nutre la speranza e fa crescere la fiducia, soprattutto nei momenti di prova. La preghiera, insiste Bergoglio, ha aperto le sbarre del carcere in cui Pietro era rinchiuso. La preghiera è la forza che ci unisce e sorregge, il rimedio contro l'isolamento e l'autosufficienza che conducono alla morte spirituale. Segno della Chiesa che prega unita è anche la delegazione di Costantinopoli presente in piazza, inviata dal patriarca Bartolomeo, che Francesco ringrazia durante l'Angelus. Dalla finestra del Palazzo Apostolico arriva anche il suo caloroso saluto al popolo romano e l'auspicio che possa vivere sempre in fraternità e concordia, facendo risplendere la fede testimoniata con ardore dai santi Pietro e Paolo, maestri di preghiera, colonne della cristianità.